ed entrano nel vivo gli spostamenti per le vacanze estive. Stamattina in prefettura a Potenza una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità. I particolari con Manuela Mele. Obiettivo: monitorare la situazione sulle principali strade della provincia di Potenza e farsi trovare pronti in vista dell'esodo estivo. Attorno al tavolo in prefettura rappresentanti delle forze dell'ordine, del comando provinciale dei vigili del fuoco, dell'ANAS, della regione, della provincia e anche della prefettura di Salerno. Occhi puntati in particolare sull'area sud del Potentino. Lungo la statale 585 fondo Valle del Noce è previsto un aumento considerevole dei veicoli in transito verso le zone di villeggiatura. Esaminata anche la bozza del piano d'emergenza predisposto dall'ANAS e in particolare dall'area gestione della rete autostrada del Mediterraneo. Tutti d'accordo sull'opportunità di intensificare i controlli da parte delle forze dell'ordine nei giorni di maggior traffico, sia lungo la A2 sia sulle altre principali strade lucane. Nel piano, fa sapere la prefettura, saranno coinvolti anche i sindaci e gli agenti della polizia locale per fronteggiare eventuali necessità.